Ciao a tutti, ci troviamo nell'abitato di Condigno e stavolta siamo alla ricerca del castello di Calamara. Qui, molti anni fa, sorgeva un castello di qua dal fiume, al di là del fiume Chiese e di fronte all'abitato di Condigno. In questo punto abbiamo la leggenda del nome della nascita di Calamara e la leggenda della fine della nascita del castello di Calamara. La nascita del nome del castello di Calamara deriva che un rampollo della famiglia qua di Condigno, che aveva appena costruito un castello, si innamora e si invaghisce di una bellissima ragazza di Nozza, nel Bresciano. Scende a Nozza, chiede la mano in sposa a questa, alla mamma di questa figlia, e praticamente cosa succede? Il matrimonio si svolge. Questo matrimonio verrà fatto alla Rocca di Nozza. Tutti gli abitanti di Condigno partono e vanno a assistere a questo matrimonio, che tra la bellissima sposa e il giovane rampollo. Fatto questo matrimonio, dopo 3 giorni di banchetto, cosa succede? La mamma della sposa abbraccia la sposa e dice: tu sei la mia cara e amara. Cara perché sei sangue del mio sangue, e amara perché mi abbandonerai e non ci vedremo più. Gli abitanti di Condigno, scesi a Nozza, storpiano il nome e fanno diventare Calamara. Da qui il nome del castello. Il castello di Calamara nei secoli progredisce con i Calamara, che restano molto amici dei condinesi. Ma alla fine succede un fatto. Dopo varie generazioni, praticamente i Calamara diventano molto, diciamo, attaccati ai soldi e avidi, chiedono imposte, chiedono tasse e tartassano tutti gli abitanti di Condigno. A questo punto i capi villaggio si incacchiano contro i Calamara e praticamente ordono, che non è italiano giusto, anche questo, una vendetta verso i Calamara. La prima cosa, diventano molto servizievoli e si riappacificano con i Calamara e invitano tutti gli abitanti del castello e le guardie a un banchetto in loro onore. Condigno fanno questo bellissimo banchetto dentro una grande sala di Condigno. Tutti i Calamara presenti, mentre che mangiano, i contadini vanno e bruciano il castello, attraversando il fiume. Un servo riesce a scappare, va a dare l'ordine ai Calamara che stanno bruciando il castello. I Calamara partono con le guardie, vengono sul ponte che attraversa il fiume Chiese, che però non si rendono conto che sono cadute le assi. In quel periodo il fiume Chiese era molto pieno d'acqua, era in piena, travolge tutti i Calamara e le guardie, li ammazza sul colpo, e i condinesi il giorno dopo con l'alba vedono il fumo che si erge dalla montagna e dal castello con le lumagerie. Da allora nessuno ha messo più piede nel castello e nessuno, e l'hanno praticamente smontato, e adesso non esiste più niente di questo castello. Poi vi sarebbe un'altra leggenda sulla fine del castello di Calamara, sempre, è che qui i Calamara non erano ben visti dai condinesi, anzi uno dei loro discendenti si impone col capo villaggio, che era un sarto del paese, per avere la prima notte d'amore con la sua futura sposa. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso e praticamente i condinesi assaltano il castello e distruggono il castello di Calamara. Da lì c'è anche una canzone popolare di Condigno che dice praticamente non riesco a dirla in trentino, che dice praticamente: o signore del castello di Calamara, prova a venire qui a vedere le donne e finirai nel fosso. Ah, un